dal primo che è stato portato avanti dal leader dell'opposizione, quindi quanto di più lontano da questa maggioranza, Matteo Salvini, proprio qui ieri. Sentite che cosa ha detto. Ma è vero che la Lega trasferirà la sua sede in via delle Botteghe Oscure di fronte alla storica sede? È vero che stiamo per aprire una sede a Roma, che non abbiamo mai avuto, perché la gente ci chiede di esserci, non solo in Parlamento ma anche nelle piazze. Quindi... È un ritorno alle origini, visto che all'inizio della sua carriera lei era un comunista padano? Ma i valori di una certa sinistra che fu, quella di Berlinguer, lavoro, fabbriche, operai, insegnanti, agricoltura... Gli artigiani adesso sono stati raccolti dalla Lega, quindi se il PD chiude in Botteghe Oscure e la Lega apre, per me è un bel segnale. Allora, dichiarazioni che hanno scatenato un vero e proprio putiferio politico e non solo. Ludovica Ciriello. Il web, soprattutto Francesco, si è scatenato su questo. Ti faccio leggere intanto un tweet di Nicola Zingaretti, il segretario del Partito Democratico, che dice: mi dicono Salvini si sia paragonato a Berlinguer, che pena, chiamate il 118. Quindi respinge in modo netto questa idea. Abubakar Soumaoro scrive: Berlinguer non costruì il proprio agire politico sull'odio e sull'inimicizia. Questi sono solo alcuni. E poi anche dell'ironia, ti faccio leggere un tweet di Spinoza, Salvini: la Lega ha raccolto i valori della sinistra di Berlinguer, è così che Salvini chiama i rubli, chiaramente il riferimento è ai famosi 49 milioni della Lega Nord. E poi anche commenti non di osservatori politici ma di comuni cittadini ed elettori, ad esempio questo: trova le differenze tra l'estate di Berlinguer e l'estate di Matteo Salvini. E questo è un tormentone dell'estate passata sulla continenza della Prima Repubblica. Esatto. Allora,